Il Vangelo di oggi ci dona un'immagine molto bella, molto vera, piena di amore. Questo Signore che moltiplica i pani e i pesci. È interessante perché il Vangelo comincia che Gesù va in un luogo deserto, vuole ritirarsi, vuole pregare e stare da solo con il Signore. Ma sembra che la folla desideri lui, lo cerchi perché ha bisogno di lui, ha bisogno di un pastore, ha bisogno di qualcuno che guarisca le loro infermità. E Gesù cosa fa? Nonostante abbia cercato quel deserto, sembra dire andiamo, sembra dire ok, sembra dire non mi fermo di fronte a quello che è giusto per me, ma mi dono e continuo a donarmi per amore. Il Vangelo ci dice proprio, no, che li fece sedere, quasi come il buon pastore fa sedere tutte le sue pecore. Ce lo immaginiamo, no? Questo Gesù che parla a tutte le folle della bontà e dell'amore di Dio, a quelle persone che hanno bisogno di sentire che Dio è vicino alla loro vita. Ormai si fa sera perché quando ci si incontra con l'amore si fa tardi. Si perde il senso del tempo e si continua ad andare avanti, tanto che comincia a essere sera e tanto che i discepoli gli dicono: Gesù, è tardi, mandali a casa perché ormai il giorno giunge il tramonto e questi non hanno da mangiare, mandali a casa a mangiare. Ma la risposta di Gesù è altrettanto disarmante per tutti. No, no, voi stessi date loro da mangiare. A me questa frase ha sempre colpito, cioè non voi che distribuite, ma date del vostro, date da mangiare del vostro corpo, della vostra vita. Ecco, credo che l'amore sia vero quando ci si lascia mangiare. E non vuol dire questo consumarsi, non vuol dire questo distruggersi, ma vuol dire che l'amore è vero quando tu ti lasci mangiare da chi cerca la tua vita. Mi immagino, no, per me che sono prete, lasciarmi mangiare è lasciare che la vita di questa comunità sia tutto per me e di non fermarmi. La vita di te, che non so cosa tu stia vivendo, ma lasciarti mangiare, lasciare che quell'amore non resti una cosa egoistica tua, ma diventi un dono d'amore profuso e diffuso per tutti quelli che cercano te, che desiderano te, che desiderano che tu dia loro qualcosa di nuovo. Date loro voi stessi da mangiare, non tenere niente nella tua vita, ma donati. Ed è nel dono che noi siamo felici, ed è nel dono che tutto si moltiplica. Allora il Signore ti aiuti, ci doni il suo spirito, perché con tanta umiltà ci doniamo agli altri e diamo noi stessi da mangiare.